giovani per ora sola. Lu tempo belle della contendenza, quando pazzia va vola vola, e ti copri di pace e di carezze. Siamo a Cagnano Amiterno, in provincia dell'Aquila, esattamente località Fossatillo. Qui abbiamo incontrato, e lo sentite anche dietro il nostro microfono, tutto quello che porta con sé un'orchestra come l'Orchestra Popolare del Salterello, cioè suoni, colori, divertimento, preparazione, studio, un sacco di divertimento e tante scoperte. Con me qui c'è adesso Danilo Di Paolo Nicola, che è stato l'ideatore, il fondatore ed è ancora oggi il direttore di questo gruppo, che è nato quanto tempo fa? Allora, il progetto dell'Orchestra Popolare del Saltarello nasce nel 2014, appositamente per concludere il Festival del Saltarello, che ha avuto la prima tappa ad ottobre del 2014 a Pagliaroli, provincia di Teramo. E tu sei un musicista che in realtà ha una vita abbastanza trasversale nella musica, dall'organetto alla fisarmonica al jazz. Sei anche rielaboratore e arrangiatore dei brani che sono sì popolari tradizionali in questo tuo repertorio con l'Orchestra Popolare del Saltarello, ma sono strutturati secondo il tuo gusto musicale e non soltanto, perché nell'orchestra ci sono musicisti che vengono da diversi percorsi. Sì, diciamo che l'orchestra è molto variegata. Qui stasera abbiamo una formazione ridotta, però fondamentalmente abbiamo una ritmica formata da jazzisti e invece dei cantanti di estrazione popolare, quindi il connubio tra il jazz e la musica popolare, insomma, crea questa nuova sonorità. Attraverso, diciamo, il percorso della transumanza, che vedeva, insomma, partire gruppi di pastori sia dall'Aquila che da Teramo, il Tratturo Magno, che tra l'altro partiva proprio da Piazzale Collemaggio e arriva fino alle Puglie, proprio in provincia dell'Aquila, che rappresenta proprio il tratturo più lungo d'Italia. Quindi attraverso questa via poi la musica popolare prende forma. Diciamo che nella parte centrale dell'Italia si utilizzano più i saltarelli, le ballarelle, poi andando più verso il sud si passa la tamuriata fino ad arrivare alla pizzica. E tu sei riuscito a fondere un po' tutto, perché all'interno del festival, spieghiamo un pochino velocemente come funziona, perché quest'anno c'è l'edizione 2018 che compie quanti anni? Quest'anno è il quinto anno. Consecutivo, che non è facile, visti i tempi. Ci sono gruppi che si selezionano online e vengono poi in date stabilite per delle esibizioni di fronte a giurati, ma c'è anche una giuria popolare, dico bene? Sì, 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 sì. Abbiamo fatto la prima tappa di presentazione a Sulmona 15 e 16 di giugno e faremo la finale nei primi di settembre, molto probabilmente a Pescara. Arriveranno gruppi provenienti da tutta l'Italia che parteciperanno a un contest. E quindi il contest, perché abbiamo istituito questo concorso? Appunto per pubblicizzare il Saltarello attraverso questo concorso, invitare gruppi che poi vengono a portare la loro musica e si esibiscono anche nel nostro Saltarello. Quindi così facendo facciamo conoscere la nostra danza, sperando che poi magari loro nei loro concerti la ripropongono. Quindi una vera storia di amicizie, di relazioni che si intrecciano, perché poi se tu dai in musica ti sarà restituito, di solito funziona così. Io a Sulmona ho avuto la fortuna di esserci, l'atmosfera era bellissima e si è ballato, perché gente ballava veramente qualsiasi tipo di passo portato dal Lazio, dalla Campania, dall'Abruzzo, dalla Calabria, c'era davvero di tutto. Non ti ho mai chiesto se tu sei un bravo ballerino.
Oddio, diciamo che io durante le feste, fin da bambino, ho sempre suonato, quindi l'approccio al ballo è stato sempre un po' restio, diciamo così. Però avete un corpo di ballo che segue l'orchestra popolare del Saltarello in pianta stabile, ci sono delle danzatrici ma anche dei danzatori ospiti. Sì, tra l'altro questa sera abbiamo anche due ospiti ballerini che sono Andrea De Siena e Ludovica Morleo, che sono dei ballerini, diciamo, rappresentativi della pizzica che si sono cimentati nel Saltarello, hanno fatto un grande lavoro già nelle prime volte che si sono esibiti, che sono stati il 16 a Sulmona e il 21 a Teramo, quindi questa sera è la terza volta che avremo questi ospiti. Cagnano Amiterno è un borgo a una certa altitudine, più di 800 metri sul livello del mare, ma ci sono tantissime frazioni, ce lo stava raccontando il sindaco Iside Di Martino, che dal 2015 governa questo territorio, con tutte le difficoltà che ci sono per un paese di montagna, per un paese che ha subito, come tanti in Abruzzo, terremoto, neve e altro, ma con una grandissima voglia di ricominciare sempre. Sì, questa sera è proprio un esempio di come è importante ricominciare i nostri borghi, i nostri paesi. Vi ringrazio per essere qui e dare testimonianza alla nostra comunità provata dopo tanti anni di eventi sismici. Qui l'evento è iniziato già nel 2009, eravamo in procinto di ricostruire con il piano di ricostruzione quando nel 2016 siamo stati interessati da un nuovo evento. Non è facile, parliamo di frazioni, piccoli paesini dove nel tempo lo spopolamento ha interessato gran parte dei nostri centri e questa è la difficoltà, la prova più dura per gli amministratori, i sindaci, è quello di contrastare lo spopolamento e di fare il filtro tra una burocrazia che chiede norme ed applicazioni diverse secondo gli eventi sismici e la popolazione che è stanca di situazioni burocratiche che non vede l'ora di ricostruire, di vivere in centri sicuri, in centri dove il terremoto deve essere un evento che non deve comportare nessuna distruzione e deve dare comunque una forte risposta come territorio. Quindi credo insomma che queste iniziative sono importanti per riaccendere i riflettori. Questa serata è intesa così, un momento di riaccendere i riflettori in popoli e in popolazioni veramente interessate dagli eventi. E siamo qui, vi aspettiamo anche per il turismo, per ricominciare proprio dai nostri centri. Grazie veramente. Questa frazione dove ci troviamo in questo momento è in una piccola vallata, ma intorno ci sono colline, monti, boschi, ci sono tanti piccoli e grandi, più grandi borghi che sono tutti da esplorare. Il nome Abruzzo dal vivo non è stato scelto a caso perché è proprio l'infa vitale che si voleva infondere, non soltanto ricostruzione fisica, lo diciamo tante volte, ma anche la ricostruzione emotiva, affettiva. Tante persone non vogliono andare via di qua perché sono cresciute qua. Sì, dobbiamo dire che c'è molto attaccamento ai nostri territori, c'è molta volontà di ricostruire anche qua, di avere la possibilità di vivere in questi centri. Però dobbiamo anche dire che il nuovo evento che è avvenuto in agosto nel 2016 ha di fatto allontanato anche quelli che periodicamente tornano ai nostri centri. Cosa molto difficile questa perché oggi hanno scoperto delle persone che magari nel tempo avevano sentito solo parlare di terremoto, in realtà l'hanno vissuto nel 2016 qua con noi e questo non è facile per chi tornava periodicamente in questi luoghi. Cercavano magari la pace e hanno trovato anche una vibrazione diversa. Non è bello dire che siamo abituati, ma ahimè siamo in un territorio sismico, quindi ci si impara a convivere, però bisognerebbe anche essere un po' più sereni, poter essere più sereni e tranquilli. Sì, un modo per avere un po' più di tranquillità è dare delle abitazioni rispondenti alle norme, quindi garantire che le nostre abitazioni siano veramente in una condizione di sicurezza. E questo lo si fa soltanto ricostruendo con norme adeguate e anche che tengono conto di come questi centri devono
vivere in maniera proprio sicura, con elementi di concretezza, con elementi sicuri che non siano soltanto, diciamo, per le persone che vivono, ma anche per quelli che periodicamente ci raggiungono. Una certezza in più serve nei nostri luoghi. Noi questa sera con l'Orchestra Popolare del Saltarello faremo una parte di quello che è possibile fare, ma tanto altro si può fare sicuramente. Abruzzo dal vivo non si ferma qui. Grazie signor Grazie Sindaco. Grazie a voi e buon proseguimento. E vivete nei nostri territori, veramente semplici e con una vita ricca, però ricca di contatti e di incontri con le persone. Questa è forse la componente più bella dei nostri luoghi, la vicinanza con la gente. Vi ringrazio. Con l'Orchestra Popolare del Saltarello ci sono anche dei guest, degli ospiti, che parlano un linguaggio vicino alla musica, perché loro sono danzatori e la danza vive insieme alla musica, vive sempre in simbiosi strettissima, ma può dare anche un arricchimento ulteriore, può diventare il corpo umano anche uno strumento in più. Andrea De Siena, Ludovica Morleo, questa sera le star danzanti siete voi, ma non sarete soli. Sì, questa sera è una serata importante, come hai detto giustamente tu, la danza arricchisce perché io credo che attraverso la danza la musica arrivi al pubblico, no? E quella, anche fisicamente noi ci poniamo tra la musica e ciò che sta poi oltre il palco, quindi attraverso gli spettatori. E il lavoro che cercheremo di fare oggi sarà proprio quello di restituire alla musica dell'Orchestra Popolare del Saltarello tutta l'energia attraverso lo strumento del corpo umano. Da quanto tempo voi danzate insieme? Ludovica è un po' più timida, quindi me la tengo vicina, perché è anche molto giovane, tra l'altro. Giovanissimi entrambi, direi. E originari di dove? Noi siamo originari di San Vito dei Normanni, un paese in provincia di Brindisi. Siamo entrambi di San Vito, lavoriamo con la scuola di pizzica di San Vito, quindi è un progetto che nasce proprio a San Vito dei Normanni e che prende le mosse da lì e poi si sviluppa su tutto il territorio nazionale, a Roma. E noi insieme balliamo da circa 2 anni. Mm-hmm. e condividiamo anche la vita insieme.
Beh, con la danza può capitare abbastanza di frequente questo. Il fatto che voi siate nativi della regione Puglia non è un caso che poi vi è portati al Saltarello, perché c'erano gli antichi sentieri chiamati trattori che collegavano diverse zone dall'Abruzzo fino alla Puglia con la transumanza, ma con tanti scambi di conoscenza, di agronomia, di economia domestica e alimentare e di cultura musicale e non soltanto, perché questo che voi oggi avete portato in scena, porterete in scena sempre più spesso, ci auguriamo, è un racconto di quello che accadeva tempo fa, secoli fa, fino a qualche decennio fa. Certo, noi in particolare vogliamo guardare all'oggi, prendendo le mosse dal passato. Questo significa, come hai detto giustamente tu, che i sentieri sono comuni, no? Il lavoro è comune, quindi i sentieri che portavano dall'Abruzzo alle zone del Molise, per esempio al Gargano e fino al Tavoliere delle Puglie, cerchiamo noi di riproporli attraverso la musica che queste persone suonavano e la musica che queste persone danzavano, cercando chiaramente di tendere lo sguardo ad una visione più contemporanea, più vicina al nostro modo di sentire la musica oggi, avere questa sensibilità nell'epoca contemporanea. E questo è il viaggio che cercheremo di riproporre noi nel nostro piccolo, essendo originari del Salento, cercheremo di portare sicuramente le nostre danze e cercheremo di avventurarci nel mondo del Saltarello a modo nostro. Chiaramente non abbiamo nessuna pretesa di completezza, però ci proviamo perché il gioco è divertente e deve essere sperimentale, così come i sentieri sono sperimentali. Ogni sentiero che collega due punti importanti può diventare un nuovo sentiero, a sua volta uno snodo, un incrocio, e da qualche parte si arriva sempre. Il tuo ballo preferito, Ludovica? Sarò buona, non ti faccio parlare molto, che se preferisce comunicare con il corpo, con la danza. Il mio ballo preferito? La pizzica, però, può sembrare banale, in realtà mi piace moltissimo la calabrese, la tarantella calabrese. Che più scatenata? È molto ritmica, mi piace, probabilmente mi piace per questo, perché io studio musica, studio percussioni, quindi questo gioco tra danza e tamburo mi piace particolarmente. E vedi che tutto torna alla fine, danza, corpo, strumento, perfetto. Ragazzi, noi siamo molto ansiosi di vedervi in scena e di vedervi trascinare il pubblico, perché questo succede ogni volta con voi. Una gambata, ma della tonda come la va.
hai detto di venire, non sei venuta. Finché la mezzanotte mo te la racconto come la va, finché la mezzanotte tu aspettata, finché la mezzanotte tu aspettata.
adesso da parte della nostra Antonella Gentile ci sarà gentilmente un canto a braccio per voi, e poi si passerà alla ballarella e alla quadriglia. E qua dovete ballare. E qua non si scappa, perché voi scendo. Antonella scende e comanda la quadriglia, quindi se fino a mo' vi siete tenuti... Bacchiappo 1-1. Esatto. Pace Nicola che tanda si cresciuta. È cresciuta! Pace Nicola che tanda si cresciuta. Non sarà la prima di si vanzata. La la la, la 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 la. Ah, non sono stati io che sono cresciuto. Ah, non sono stato lui. Ah, non sono stati io che sono cresciuto. E allora chi è stato? A state si giovanotte che mi ha la la la, la 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 la. So peccerelle saccia legge scrive. So peccerelle sacce legge scrive, saccia rifà la lettera all'amore, la la la, la 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 la. Allora, istruzioni per l'uso, questa è una quadriglia, io adesso vengo giù, facciamo tantissime coppie, mi raccomando, le coppie, ci deve essere una figura maschile e una figura femminile, voi organizzate voi, arrivo. Forza, fatevi trovare pronti per la quadriglia che arriva Antonella, dai dai, forza, fatevi sotto. Gira, si cambia ancora, vai!
dateci la mano. Ok. Due cerchi, uno all'interno e uno all'esterno, dai, due cerchi. Le donne all'interno, vai. Un giro da un lato e un cerchio dall'altro, vai. Cerchio di dietro, bravi. E si va. Vicine, quattro da un lato, quattro dall'altro, vai.
bravissimi, bravi a bravi a tutti. Chi ha ballato, chi ha osservato. Bravo Antonella che ha diretto. No, 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 rimanete, rimanete qua. Adesso ce l'avete fatta ad arrivare qui ballando, continuate a ballare. Forza, forza. Yeah.